Mi chiamo Maurizio Picozzi e ho svolto le funzioni di giudice istruttore, anzi l'ultimo giudice istruttore di questa indagine sulle bombe di Savona dall'86 al 1989. Ottobre 86 io sono stato trasferito a Savona da Chiavari e quindi ho cominciato, diciamo Savona è stata sempre una sede piena di lavoro e anche in quel momento ce n'era tantissimo. Ma evidentemente questo delle bombe di Savona era una delle inchieste più importanti, forse la più importante direi, perché riguardava direttamente la città, proprio nel suo complesso, nella sua caratteristica, insomma. Era poi un reato estremamente grave, perché ci sono stati 12 episodi terroristici, quindi un fatto molto grave, in un momento in cui in Italia effettivamente ce n'era tantissimo di terrorismo. Quindi era un problema molto serio. E direi che il momento in cui sono arrivato io era un momento di passaggio, come ce ne sono stati molti per la verità in questa indagine, perché uno dei problemi dell'indagine è che è stata trattata da molti magistrati, uno dietro all'altro, con ognuno che tirava fuori, poi ricominciava da capo nelle indagini e quindi non c'era un'omogeneità di lavoro. Poi all'inizio c'è stato anche il fatto di non avere, diciamo, visto il fenomeno dal punto di vista generale, perché 12 episodi terroristici bisogna esaminarli tutti assieme, non è possibile scorporarli, se no non si arriva mai. È pur vero che ci vuole un po' per capire che sono tutti collegati, ma consideriamo che il primo, quello che poi è quello più, secondo me, che ha carattere terroristico, l'ha fatto nel portone del senatore della Democrazia Cristiana. Quindi era evidente che non poteva che essere un fatto dettato da motivi politici. Fra l'altro lì poi c'è tutto il problema della rivendicazione, insomma, che è un problema molto interessante, secondo me, e che io esaminerò in un libro che sta per essere pubblicato, perché su questo anche c'è stato un discorso, la polizia all'epoca non era indubbiamente preparata e non si poteva pretendere che lo fosse di fronte a un problema così grande, no? In una cittadina di provincia, un problema terroristico, nessuno l'aveva mai affrontato. E quindi una volta che arriva, dopo pochi giorni, una rivendicazione di una sigla di estrema destra, tutti dicono: ma no, non è attendibile, non è affidabile, perché non è fatta secondo i crismi formali di quel movimento. Il che era vero, però, sa, anche lì noi pensiamo, quando avvengono fatti così gravi, che dietro ci sia un'organizzazione spettacolosa, che siano tutti, infatti, in fondo poi alla fine sono tutti italiani. E gli italiani non hanno mai brillato per spirito organizzativo. Le esperienze militari o paramilitari italiane sono state sempre disastrose in 200 anni di storia nazionale, quindi anche loro non erano poi così bravi. E quindi l'aspetto formale poi, secondo me, andava superato. Poi posso dire quello che ho fatto io, sia pure in termini generali e generici, ma insomma questo per far capire quello che è stato in questi 3 anni, in cui, attenzione, io ne ho fatte tante di cose, non facevo solo quella di pratica. Beh, intanto ho cominciato a contattare i pentiti del terrorismo nero, perché, diciamo, l'aspetto così, l'idea più chiara che ci avevano tutti era quello del terrorismo nero. Se voi guardate su internet alla voce bombe nere, ci esce bombe di Savona. Ora, non dico che internet dica sempre la verità, tutt'altro, però insomma è sintomatico e fra l'altro vi dirò che il titolo del mio libro sarà Bombe nere con un punto interrogativo, proprio perché questo era l'approccio che sembrava ovvio, no? E allora ho cominciato nel terrorismo nero, perché anche perché io avevo avuto la fortuna, l'avventura a Chiavari,
di conoscere da un punto di vista professionale uno dei grandi pentiti del terrorismo nero che aveva partecipato all'omicidio del magistrato Vittorio Corsi a Roma e che poi si era pentito e che aveva dato collaborazione a vari giudici, istruttori, pubblici ministeri, sia a Firenze, Bologna, insomma molti in Italia, quindi era stato estremamente utile in questo. Io l'ho avuto come pentito in un processo di droga che celebrai a Chiavari. E allora c'è con questo a chiedergli qualche cosa. Ti sei Aldo Stefano, è stato uno dei primi pentiti e ne parlerò appunto a lungo questo perché era un soggetto che, strano, vi dico che io avevo una certa prevenzione nei confronti di questo individuo perché Vittorio Corsio era persona che conoscevo, avevo conosciuto personalmente. Non professionalmente, ma perché sua moglie era collega di insegnamento di mia mamma e quindi eravamo stati un giorno a pranzo a casa sua ed era una persona che magnifica. Ecco, il fatto che questo avesse partecipato al suo omicidio era effettivamente una cosa che insomma difficilmente si poteva sopportare. Però col tempo mi resi conto che il suo pentimento era sincero, quindi mi rivolsi a lui. Lui non sapeva di Savona perché Savona evidentemente non tutti conoscevano quelli che erano stati gli sviluppi del terrorismo nella nostra città e poi andai a sentire altri due terroristi, fra cui uno in carcere, insomma, fu un'esperienza professionale ed umana molto appagante, direi, perché mi trovai di fronte a persone che avevano maturato veramente. E guardate i casi della vita, poi studiando appunto per scrivere questo libro mi sono reso conto che entrambi questi due terroristi, pensate, si erano pentiti in carcere venendo in contatto con pentiti del terrorismo rosso. Ti sei con un pentito un portapesci e l'altro con una ragazza che poi è sposato. Quindi guardate un po' com'è la vita, no? È veramente strana. Diciamo che questo primo passaggio non ha dato grandi risultati. E allora l'altra cosa che ho fatto è stata, anche su suggerimento del collega che mi aveva preceduto, che era Granero, di fare due rogatori internazionali. Quindi io sono stato in Portogallo e in Spagna per interrogare in Portogallo un testimone che era praticamente una figura un po' particolare su cui se ne può parlare a lungo, insomma, comunque era una persona che aveva conosciuto i rifugiati del terrorismo di destra italiano a Barcellona e che ne aveva parlato nel corso di un'intervista a un giornale, all'Espresso. E questo pure fu un'esperienza molto importante, molto utile, perché ci fu tutto un discorso, diciamo, al di fuori di quella che è l'aspetto formale della rogatoria internazionale, che peraltro avevamo preparato molto bene perché ero andato io col pubblico ministero, con un interprete, insomma, era stata una cosa ben preparata, con due ufficiali di polizia giudiziaria. Ma poi anche il contatto con la polizia, dunque tenete conto che era il momento successivo, diciamo, alla cosiddetta rivoluzione dei garofani in Portogallo, il 25 aprile del 74, quindi c'era un Portogallo nuovo, insomma, che si affacciava in quel momento e quindi fu per me questo molto gratificante. E poi dopo sono andato a Barcellona dove ho interrogato tre dei principali esponenti invece della parte opposta, cioè di quelli che erano proprio gli esponenti del franchismo. Ecco, pensate che uno di questi nel rilasciare le sue generalità disse con tranquillità e con una certa sfrontatezza: io sono il presidente del Partito Fascista Internazionale. E che mi lasciò un po' perplesso perché non aveva paura di dirlo.
quindi questo è, diciamo così, l'ambito in cui ho operato. Poi ho avuto la fortuna di sentire un paio di testimoni che secondo me hanno lasciato una certa linea, una certa pista, una certa strada da percorrere e che poi purtroppo non si è potuto portare avanti per una serie di motivi che insomma hanno bloccato la mia indagine. Però devo dire che a distanza di tanti anni, recuperando una parte degli atti, una parte le avevo direttamente tenuta io, perché pensavo che già questo potesse essere, non dico utile per l'opinione pubblica, ma utile per me soprattutto, e ho visto che questa strada può essere, diciamo, utile per lanciare una, ecco, voi avete chiamato questa attività Macaia. Ecco, diciamo, è un po' come il vento di Savona che spazza via la Macaia e, diciamo, non dico che fa vedere tutta la verità, ma insomma può dare una risposta a quel punto interrogativo che, di cui parlavo prima. Ecco, quello che è strano è che non, insomma, diciamo, nel provvedimento con cui poi è stato archiviato questo fascicolo sono stati un po' maltrattati, insomma, nel senso che sono stati messi da parte dicendo che il testimone portoghese non era attendibile perché era poco di buono, un uomo dei servizi segreti, uno che aveva partecipato alla guerra in Angola, perché c'era l'Angola che ovviamente a seguito della rivoluzione portoghese si voleva rendere autonoma, giustamente. E in un primo tempo appunto le truppe portoghesi erano andate lì per... se non che anche il famoso generale Otelo de Carvalho, che era uno degli esponenti leader del movimento dei colonnelli, dei capitani portoghesi, era pure lui andato in Angola, però lui poi è diventato segretario del Partito Comunista portoghese, quindi non è che tutti quelli che andavano in Angola erano favorevoli al governo di Salazar, tutt'altro. Infatti uno dei primi problemi che si pose il nuovo Stato democratico fu quello di lasciare l'autonomia. Ecco, quindi questo testimone secondo me è un testimone attendibile e quindi quando lui descrive la presenza a Barcellona dei principali esponenti dei movimenti terroristi italiani che erano scappati dall'Italia perché erano stati messi fuori legge, perché quella fu la prima volta e forse l'unica, se non sbaglio, che in Italia è stata applicata la legge Scelba sulla ricostituzione del Partito Fascista. Ordine Nuovo fu messo fuori legge e quindi dopo un po' scapparono per paura che venissero incarcerati e questo secondo me insomma era un punto importante. Diciamo che questi conoscessero il problema di Savona, cioè il terrorismo in atto a Savona è appena accennato, quindi non abbiamo elementi per poter dire partito da questi gruppi eccetera, però certamente il fatto che già lo conoscessero secondo me è un fatto che può essere interessante per la ricostruzione della nostra storia, perché di questo si è parlato molto appunto sulla natura del terrorismo. Ecco, una cosa che per esempio mi ha molto colpito è che, come si usava allora, anche nella polizia giudiziaria savonese non si prendeva una posizione su chi era sul movente e quindi sul colore politico,
Dice, vabbè, ma per noi è uguale. Certo, per noi è uguale, cioè se è nero o se è rosso, noi dobbiamo fare l'indagine uguale, questo non c'è dubbio. Però porsi il problema, se in base ai comportamenti effettivamente tenuti, all'oggettività dei fatti, ci sia qualcosa che ci spinge da una parte o dall'altra, beh, questo è un problema che ce lo dobbiamo porre. Perché adesso, diciamo, all'epoca conoscevamo poco il fenomeno terroristico, poi a Savona in particolare non conosciamo nessuno, insomma, diciamo la verità. Però piano piano, diciamo, sono stati fatti dei grossi passi in avanti. È vero che molte indagini in Italia non hanno portato a condanne definitive, ma molte inchieste giudiziarie hanno portato alla ricostruzione storica del fenomeno terroristico in modo, direi, ormai sufficientemente chiaro. Quindi il mio discorso è, cerchiamo di chiarirlo pure un pochettino per Savona, ecco, tutto qui. Questo è il mio scopo e questo è il motivo per cui sto qui da voi. Onestamente, quello che vi ho raccontato è la parte, diciamo così, l'antefatto della vicenda e soprattutto l'origine della vicenda, che secondo me un significato lo ha. Ecco, non dimentichiamo che anche nella richiesta d'archiviazione che allora presentò la dottoressa Parenti, si diceva, nonostante tutto, nonostante si dicesse che non c'erano prove sugli indagati, che andava archiviato tutto, però si diceva che per una serie di ragioni, diciamo, storiche, il fenomeno savonese andava inquadrato nel fenomeno terroristico nazionale e soprattutto in quello appunto del terrorismo nero. Quindi, diciamo, a mio avviso quella rogatoria internazionale serve a dargli un fondamento di credibilità a questa, diciamo, paternità o questa riferibilità. Ora, sia chiara una cosa, in questa sede non parliamo di prove giudiziarie, perché mi rendo ben conto che fare un processo in materia di terrorismo è estremamente complesso. Pensate che io, quando facevo l'uditore a Roma, proprio nei mesi in cui succedevano le bombe a Savona, si stava parlando del processo sul golpe borghese, 7 dicembre 70, e io ero assegnato a uno dei magistrati che si occupavano di questo processo. E io gli dissi, beh, ma mi pare che avete degli ottimi elementi, dico, per dimostrare. E lui mi disse, guarda, in tema di terrorismo non arriveremo mai a una condanna. Ed era una persona estremamente seria e non aveva pregiudizi di nessun tipo, era un ottimo magistrato. E quindi vi dico, effettivamente, poi arrivare alle condanne dal punto di vista giudiziario è molto complesso, perché tanti sono gli elementi. Però da un punto di vista storico, diciamo che possiamo accennare a un quadro fondato, insomma, ecco, io penso, insomma, di, appunto, tirare un po' di vento e diradare un po' le ombre. Nei processi complessi, molto complessi, il tempo è utile, non dannoso. Cioè, fare un'indagine dopo 10 anni è meglio che farla dopo 6 mesi. È paradossale, lo so, però è così. Perché? Perché nell'immediatezza del fatto o parla qualcuno, c'è un testimone oculare, e allora il discorso ovviamente mi imbocca la strada giusta. Ma se non c'è questo test oculare, e a Savona non c'era, parliamoci chiaro, non c'era. In tutti e 12 i casi non c'era. Ci siamo arrampicati, ho letto il libro del professor Macciò, che secondo me è fatto molto bene, e io ho cercato pure di aiutarlo in questo, ma direi che non c'erano testimoni attendibili su questo. Ecco, quello che ha aiutato è stato proprio il sedimentare le cose. E ragionare senza nessuno che sapesse che io stavo facendo quella cosa.
voi se leggete la stampa, stampa fra virgolette, non giornale ovviamente, dell'epoca, non troverete una dichiarazione mia su quell'argomento. Nessuno sapeva che io stavo facendo quella cosa. Purtroppo qualcuno ha saputo, ma questo è un po' causa mia, insomma, c'è stato un indagato che io ho scoperto e quindi ovviamente ho mandato la comunicazione giudiziaria e quindi lui ha saputo. Però questo era, faceva parte di un, diciamo, di un disegno che il giudice istruttore, ecco, voleva cercare di scoprire qualcosa. Ecco. E quindi devo dire che il tempo può essere utile, anche perché cambiano i rapporti umani e cambiando i rapporti umani quello che prima era silente comincia ad avere qualche interesse a poter parlare. Secondo me era soggetto sicuramente di origine savonese. Perché? Ecco, questa è un'altra cosa che io ho notato in tutto quello che si è scritto. Guardate, io parto da un concetto. La verità è frutto di tanti apporti. Quindi ognuno dice una sua verità, nell'insieme di tutta questa verità poi bisogna dire quello che effettivamente è fondato e quello che invece è frutto della fantasia. Allora, su una cosa di cui nessuno sa niente, non c'è verità. Se voi vedete tutto l'enorme lavorio televisivo, radio, dei mass media sul Covid, è quasi un anno che ne parliamo, qual è la verità? Nessuna. Nessuno scienziato al mondo sa che cos'è il Covid, eppure ne hanno parlato per giorni e giorni di seguito. E allora? Se voi doveste dire il Covid è questo e quest'altro, si cura così, si guarisce così, chi può dire? Nessuno. E così in campo giudiziario. Cioè noi a Savona non avevamo niente. Forse c'è stata anche colpa di chi ha fatto indagini, magari non le ha fatte come doveva, eccetera. Però la verità è che nessuno ha parlato. E allora ci siamo aggrappati su quel poco che avevamo. E ho visto che molti, non lo so, poi si sono aggrappati a questo, a livello internazionale del problema. Io dico questo, che sicuramente il gruppo, diciamo, dei terroristi leader che erano scappati dall'Italia conoscevano il fatto di Savona, conoscevano che a Savona ci stavano in quel momento degli attentati terroristici. Questo serve a dire che comunque un collegamento c'era, perché se no non avrebbero saputo. Però tenete conto che anche a livello terroristico i fenomeni si sono verificati prevalentemente nell'Italia settentrionale e centrale, diciamo dal nord della Toscana in su, e non sono stati solo a livello, diciamo, di grandi centri, certo quelli a Milano, Bologna, cioè sono quelli clamorosi che hanno dato proprio la caratteristica della strategia della tensione, no? Però sono stati molti anche in piccoli centri, centri come Savona, anzi cittadini ancora più piccoli, no? Per esempio attentati ai treni anche in centri molto piccoli. Ecco, che vuol dire che c'erano dei gruppi locali che riuscivano a fare questi attentati di loro iniziativa. È vero che siamo nella seconda fase della strategia della tensione, però che sia proprio una seconda fase, proprio diciamo ridotta proprio alla fine, non direi, perché tenete conto che fino a Bologna, che è il 2 agosto dell'80, passano 5 anni, 6 anni da quando c'è Savona, quindi, e nel frattempo c'è stato Piazza della Loggia, ci sono stati fatti, c'è stato l'attentato all'Italicus, c'è stata una bomba trovata nei pressi di sempre dove era stato attentato all'Italicus, quindi non è che ci avevano rinunciato. Il problema probabilmente, do una mia interpretazione, è che
non avevano altro da fare. Cioè, nel momento in cui l'ordine nuovo viene messo fuori legge, quelli che fanno parte dell'ordine nuovo sono imputati di cospirazione politica mediante associazione, mandato di cattura. E quindi tutti scappano. Allora che fanno? Quello che giustamente dice lei, fanno la riunione di Cattolica. Ma la riunione di Cattolica viene fuori ordine nero. Chi è ordine nero? Sono gli stessi che erano prima d'ordine nuovo. Qual è la differenza? Mentre ordine nuovo si potevano dichiarare, perché fino a che non c'è stata la messa fuori legge, diciamo, prima la condanna del Tribunale di Roma, di fronte al quale il pubblico ministero era Vittorio Occorsio. E questo spiega il motivo per cui viene poi ucciso 3 anni dopo Vittorio Occorsio, eh? Il motivo era questo. Ecco, e ordine nero diventa, diciamo, la sigla dentro quale non si sa chi ci sia, cioè tutti anonimi, ma sono quelli che erano prima, più magari qualcun altro, ma sempre più o meno dalla stessa origine o provenienza ideologica, no? Quindi questo sicuramente, secondo me, hanno fatto un cambio di schema, hanno messo, poi fra l'altro c'era uno stesso schema, la cosa Bipenne, no? Sì, loro c'erano lo stesso schema, cioè ordine nuovo, ordine nero, la stessa cosa in pratica, solo cambiava il nome, che poi cambiava pure di poco, perché insomma è strano che ordine nuovo avevano copiato l'idea di Gramsci, avevano copiato l'idea di Gramsci, perché anche loro, vabbè, c'erano certe presunzioni ideologiche, insomma, un po' particolari. Ecco, una cosa che mi ha colpito su questo aspetto ideologico, ovviamente io non sono uno storico e quindi mi sono avvicinato a queste problematiche come un neofita, e quindi il neofita è entusiasta di scoprire, no? E per esempio, una delle caratteristiche del movimento, diciamo, neofascista in genere, è quello della superiorità della razza, che sembra una cosa banale, ma è così, è vero. Cioè ci credono, ci credevano. Difatti, Sergio Calore, che è uno dei due pentiti, che è quello più intelligente dei due, quello più grande, quindi un po' più preparato, a un certo punto decide di abbandonare il suo movimento, perché questa donna che conosce in carcere, che fa parte del BR, arrestata e pentita lei, e quindi fa pentire pure lui, dice: perché mi sono stufato che questo movimento fascista porta avanti sempre il discorso della superiorità della razza. In effetti è vero, in effetti è vero. Infatti una delle rivendicazioni che riguarda le bombe di Savona, viva la razza eletta. Si parla di razza eletta, cioè, e poi se, qui ho fatto un esame interessante, perché ho letto recentemente il libro di Harari, sulla l'homo sapiens, dai uomini a dei, da animali a dei, da animali a dei, che in effetti rifà la questione della razza, della superiorità della razza, che nasce come fenomeno del Novecento, dell'Ottocento e del Novecento, perché la razza europea, cioè nell'Ottocento l'Europa era, insomma, aveva in mano tutto il mondo. Era l'impero che comandava tutto il mondo, gli inglesi soprattutto, ma anche i francesi, eccetera. Quando poi arriviamo negli anni 30, allora lì poi ci agganciamo ai miti celtici, eccetera, eccetera, viene ripreso sotto un altro, ma il concetto è sempre quello. Ma ormai purtroppo l'Europa non era più tanto così da poter vantare una superiorità di nessun tipo, perché poi abbiamo visto com'è finita, insomma. Una mano sicuramente è savonese. Sicuramente, anche perché, scusate, ma chi è che parte da Milano, da Firenze, per venire qui a fare 12 attentati senza avere un punto d'appoggio a Savona? Pensabile, no? È impensabile. Beh, Savona, signori, nel settembre 74 viene riconosciuta città medaglia d'oro per la Resistenza, quindi mi pare che... Ecco, le dico una cosa, da un punto di vista dei servizi, noi sappiamo che il terrorismo ha sempre agito con la tutela dei servizi, questo è un dato di fatto,
Piazza Fontana è proprio l'esempio massimo e quindi questo. Qui da noi questo non lo abbiamo scoperto, quindi non lo possiamo dire, però vi dico che nel mio caso in particolare c'è stato un tentativo oggettivo di depistaggio delle indagini. Questo è sicuro, perché l'ho vissuto in prima persona. E purtroppo non c'è stata, diciamo, omogeneità di vedute da parte di tutti i magistrati che si occupavano in quel momento del penale a Savona, per cui insomma, non siamo arrivati a risolvere questo problema. Questo è stato un mio cruccio perché, guardate, fra i tante cose che il magistrato, secondo me, deve fare, è quello di convincere una persona ad aprirsi. E non è facile, non è affatto facile. Soprattutto quando aprirsi vuol dire delle cose pesanti nei confronti di persone che le sono vicine, che le conosce, e teme ed è stata minacciata. Quindi, e allora una delle cose che deve dire il magistrato, secondo me, è dire: stia tranquilla, che lo Stato le sarà sempre vicino, perché in quel momento il magistrato rappresenta lo Stato. Ecco, ma nel momento in cui lo Stato rappresenta un altro magistrato che la pensa diverso da te, tu ti rendi conto di essere stato, non dico disonesto, ma comunque non hai potuto garantire quello che avevi promesso, ecco. Ed è pesante da un punto di vista umano e professionale riconoscerlo, però questo purtroppo è avvenuto, ecco. Ora, per carità, ognuno nell'ambiente giudiziario, come in qualunque ambiente, ha idee diverse, è giusto che sia. Però questo ha portato a favorire questi tentativi di depistaggio, insomma, ecco, di fatto c'è stato. Ora, da questo a sostenere il discorso di Manciò, quel discorso di Manciò è molto interessante, a me è piaciuto, sicuramente Taviani ha subito un danno evidente. Che Taviani abbia subito una penalizzazione politica grave e pesante, poi ingiustificata, perché poi in fondo Tajani, anche come ministro degli interni, ha dimostrato appunto una certa iniziativa, una certa, non solo equilibrio, ma anche coraggio, no? Perché in fondo era una scelta pesante, perché poi anche quel fatto di mettere fuori legge con un decreto del governo era una scelta che era il primo caso, no? E lì dice basta la sentenza, ma allora si diceva ma la sentenza di primo grado? La sentenza di primo grado potrebbe non essere definitiva. E lui disse, interpretarono nel senso di dire, beh, ma se qui si tratta di terrorismo e c'è un partito che ricostituisce il partito e abbiamo comunque il dubbio che ci sia, e qua dobbiamo intervenire subito. E quindi su questa interpretazione, diciamo, più severa, prese quell'iniziativa lì. Per quanto riguarda il discorso sul, diciamo, il gruppo albenganese, ecco, lì ne parla molto l'archiviazione della dottoressa Parenti. È vero che lì ci fu un caso del segretario del partito del Movimento Sociale di Borghetto che venne trovato con delle bombe dentro un garage, un box. E questo fu processato per il fenomeno avvenne, mi pare, nell'estate, se non sbaglio, nell'agosto 75, poco dopo la fine delle bombe di Savona. Fu processato per porto abusivo di esplosivi e venne condannato. Ecco, perché non hanno messo, questa è la critica che si rivolge a questi indagatori dell'epoca, perché non avete pensato che si potesse collegare, eccetera. Non ci hanno pensato. La verità è quella, perché non lo so, però ecco, devo dire che qui è stato poi bravo Granero a riprenderla la questione e a recuperare quel poco di indagine che non era stato fatto, dimostrando che quel soggetto era, diciamo, deteneva la dinamite per fare
attentati contro avversari politici, gli dava i suoi iscritti alla sezione perché li utilizzassero contro gli avversari politici. Quindi fatto grave, evidentemente, no? Però da questo a dire che lui fosse venuto a Savona a fare attentati o comunque ne sapesse, nessuno l'ha mai detto. Quindi questo ramo dell'indagine non dà uno sbocco certo. È vero che al Benga ci sono stati transfughi dell'Ordine Nuovo di Torino e questo dimostra che effettivamente il movimento era a Techiva, in provincia di Savona, anche se non proprio in Savona città. Però ripeto, questo collegamento fra Albenga e Savona non c'è. Una cosa interessante che ho trovato e che penso abbiate trovato pure voi, ma ne trovo atto, è una testimonianza della Guerinoni. Diciamo che Guerinoni subì un processo molto importante per omicidio volontario a Savona insieme al suo ex convivente e per l'omicidio del farmacista Brin, e in questo gruppo di imputati insieme a lei, lei era imputata insieme al suo convivente di omicidio, ma c'erano altri 4-5 che erano imputati della fase successiva all'omicidio, cioè la sottrazione del cadavere, perché il cadavere è stato ucciso in una casa nel centro di Cairo Montenotte, per portarlo fuori e buttarlo a Monteciuto, sottolineo Monteciuto, che per me ha un valore simbolico molto importante, anche a proposito delle bombe, non peraltro l'ultima bomba viene esplosa a Monteciuto, e a questo punto fra questi la persona più importante di rilievo è Di Nardo, che allora era segretario del partito, del Movimento Sociale a Savona, ed era consigliere regionale a Genova. Fra l'altro persona molto intelligente. E, insomma, nel corso del processo, Guerinoni c'è un atteggiamento sempre molto così, strano, molto fuori dalle righe, molto comunque poco aderente ai fatti. A un certo punto in appello fa una chiamata in correità del Di Nardo, ma una chiamata in correità, perché badate bene, Di Nardo va a trovare Guerinoni il mattino dopo dell'omicidio che è avvenuto a mezzanotte della notte prima. Quindi il cadavere nascosto dentro l'armadio. Di Nardo entra e sta 2 ore nella camera in cui Guerinoni sta dando la pittura. Quindi qui ci riportiamo al processo indiziario, ma lì l'indizio era bello corposo, secondo me, io naturalmente la ragiono dal mio punto di vista, forse l'avvocato non la vede come me. Allora, che succede? Che questa chiamata in correità è tardiva, la Corte d'Assise d'Appello non le crede, Di Nardo viene assolto in sufficienza di prove. La Guerinoni, quando finisce il suo processo, viene condannata, va in carcere, si costituisce al carcere di Bologna. E lì poi farà una ulteriore chiamata in correità di Di Nardo insieme a un detenuto che conosce in carcere e che poi sposa in carcere, e fanno praticamente una calunnia ai danni di Di Nardo dicendo che Di Nardo era complice nell'omicidio di Brin, il che non è vero, non è assolutamente vero. Di Nardo è arrivato dopo, ma non prima, non ha partecipato a quello. Allora, il fatto ulteriore, e questa è una novità che vi dico se non lo sapete, è che Guerinoni, appena entrata in carcere per scontare 28 anni, 10 mesi, che poi sono diminuiti, eccetera, per omicidio, Cesare Brin e tutto quello che ne è venuto dietro, che fa a un certo punto, la prima cosa che fa, chiede di parlare col giudice istruttore Leonardo Grassi, che è il massimo esperto di terrorismo in Italia, perché Bologna purtroppo è stata la sede dei principali attentati terroristici, no? E che io ho conosciuto perché fra l'altro sono andato a portargli degli atti e lui mi ha dato degli altri quando nel mio periodo in cui facevo giudice istruttore.
E allora Leonardo Grassi racconta alcune cose di Savona. Oh, badate bene, la Guerinoni era nel partito praticamente insieme a Di Nardo, sono due più o meno coetanei, e lei era praticamente ha seguito Di Nardo in tutta la sua carriera politica. Erano amici intimissimi, nel senso, attenzione, non vorrei che essere frainteso, quando per la Guerinoni si usa questo termine si pensa a una sfera personale, diciamo intima, sessuale, no, questo non lo posso dire, erano amici molto stretti da un punto di vista ideologico e anche da un punto di vista umano. Di Nardo si separa dalla prima moglie, ha bisogno di una casa per andare a convivere con un'altra signora e chiede alla Guerinoni, a Guerinoni gli trova casa, a Dego. Quindi un rapporto molto solido, molto confidente. Ecco, davanti a Leonardo Grassi, a Guerinoni rifà il discorso di Di Nardo e lo lega al terrorismo. Ora badate, Di Nardo fu imputato nel processo per il golpe borghese, se non sbaglio condannato in primo grado e assolto in appello, dove ci fu una sentenza che molti hanno criticato da un punto di vista giudiziario e anche storico, insomma, perché fu una sentenza che... Vabbè, ma e così vanno le cose della giustizia, non sempre vanno tanto bene. E quindi chiama Di Nardo come persona che conosceva, che apprezzava l'aspetto terroristico. Ora, attenzione, non voglio dire che Di Nardo stesse dietro le bombe di Savona, questo non lo posso dire perché non lo dice manco Guerinoni. Fra l'altro, l'attendibilità di Guerinoni all'epoca era tendente allo zero, perché dopo tutte le bugie che ha detto nel processo suo, ritenere che in quello dicesse la verità è difficile, però questo lo dice, quindi è un aspetto che secondo me va segnalato. Poi tenete conto che qui c'è stata una damnatio memoriae, perché a seguito del famoso decreto di archiviazione c'è stata poi una conferenza stampa in cui l'allora giudice istruttore, l'allora GIP per la verità, fece una conferenza stampa in cui disse che insomma c'era stato una volontà di procedere in modo esagerato per arrivare comunque a trovare una verità qualunque essa fosse, per cui erano stati indagati alcuni soggetti che invece non c'entravano assolutamente niente, e quindi tutto quello che era stato fatto prima era praticamente da cestinare. La questione 126 Verde ritorna varie volte negli attentati, però il problema è quale? Perché la 126 allora era un'auto abbastanza comune, verde, non lo so, insomma, probabilmente pure, insomma. Che fosse una targa ben precisa viene fuori soprattutto a proposito della questione dell'attentato al traliccio. Allora, lì vi dico la mia ricostruzione. Dunque, lì ci fu quei giovani che partivano da Piazzale Moroni e andarono su e trovarono sta 126 che venne e dissero di aver riconosciuto, eccetera, eccetera. Da lì l'indagine che partì e trovò questo soggetto di Guiliano che aveva proprietà, cioè che il papà era proprietario della macchina, c'era un gruppo di giovani, fra cui c'era figlio del prefetto, figlio del procuratore della Repubblica, eccetera. Il che chiaramente smosse molto la curiosità di Savona e soprattutto dei mass media. Ecco, però attenti, io mi sono fatto un'idea. Allora, intanto vi dico, prima di farmi un'idea, ho parlato col mio collega che allora trattò la pratica, che è un collega romano pure lui, che poi ha finito la sua carriera alla Procura di Roma come procuratore aggiunto, e che all'epoca era a Savona a fare il giudice istruttore.
E lui mi disse che effettivamente avevano fatto una piccola indagine su questo, però secondo lui non c'erano usciti elementi. Considerate che la polizia giudiziaria, non il PM né il giudice istruttore, fece una ricognizione personale mettendo tre persone con tre macchine. Altri tre gruppi, cioè praticamente tre gruppi, per tre persone con una 126 verde e altrettante due 126 verdi con sempre tre persone e quelli non riconobbero. Allora, si dice che, questo lo dice pure Macciò, dice, ma sai, non l'hanno detto perché non l'hanno voluto dire, perché sono stati contattati, e lì il maresciallo dei carabinieri disse, ma sai, secondo me non hanno voluto parlare. Signori, i processi e la storia non si fanno con i retropensieri. Secondo me qualcosa bisogna che ci sia, magari poco, ma che ci sia. Qui non c'è stato niente. Poi, onestamente, voi mi direte che il mio è un discorso, non so, classista, ma insomma, che il figlio del prefetto, il figlio del procuratore della Repubblica, il figlio del coso andavano a mettere bombe, mamma mia. Insomma, se siamo arrivati a questo punto qua, siamo messi male. Cioè, non lo so, è vero che quello era un momento particolare, c'erano dei ricchi che facevano i terroristi, questo è vero. Però, francamente, il figlio era del procuratore della Repubblica in carica. Allora, il problema qual era? Che il sostituto che era di turno avrebbe dovuto disporre lui la perquisizione della casa del prefetto e del procuratore della Repubblica. Giusto? Se questo era, bisognava fare quello. Allora, so per certo, perché me lo disse l'interessato, che lui voleva fare la perquisizione in prefettura, ma il procuratore disse di no. Francamente, non so che dirvi, ma non so, non è facile in un caso del genere. Intanto, diciamo una cosa, chiedere al padre di un possibile indagato se facciamo una perquisizione a casa sua mi sembra onestamente fuori, contraddittorio. Cioè, se si deve fare una perquisizione si fa, però ci si assume responsabilità. Cioè, io sostituto faccio la perquisizione a casa del procuratore. È chiaro che a quel punto scoppia l'ira di Dio, però io mi assumo le mie responsabilità e vado avanti. Però devi essere sicuro. Devi essere proprio sicuro. Evidentemente sicuro non era, se no avrebbe fatto. Cioè lui dice facciamo la perquisizione alla prefettura. La prefettura sì, la procura della Repubblica no, ma non lo so, non lo so. Io dico che dei dubbi ce n'erano e molti, anche perché la targa lì, siamo sicuri che la targa era quella? Quella era per l'ero di Giuliano, sì, no, no, voglio dire, l'hanno cioè hanno telefonato e hanno detto. Scusi, lei c'ha una macchina 126 verde? Il padre ha detto sì, è vero, ce l'ha e ci va mio figlio. Quanti anni c'ha suo figlio? 20 anni, più o meno l'età così. Quindi combinava con quello che dicevano i ragazzi. Dice, senta un po', ma suo figlio c'ha i Ray-Ban a goccia? All'epoca portavano tutti i Ray-Ban a goccia, almeno, insomma, la gran parte dei ragazzi di buona famiglia, diciamo così, avevano quel tipo di occhiali lì. Dice, senta un po', dice, ma chi amici ci ha? Dice, beh, dice, amico col figlio del procuratore della Repubblica e ogni tanto studia anche col figlio del prefetto. E siccome c'erano due dietro, e fra l'altro mi pare che quello del figlio del procuratore della Repubblica c'ha i capelli rossi, i ragazzi dice sì, effettivamente quello dietro c'ha i capelli rossi. Ora, per carità, gli elementi ce ne stanno, però, tant'è vero che poi lo stesso carabiniere, alla fine sta perquisizione non la fa, eh. Oh, immagini un po' se lui fosse stato certo che questo era un sospetto di un atto terroristico. Lui partiva e faceva la perquisizione per ricerca delle armi, articolo 41 del testo unico di pubblica sicurezza. Si può fare. Però
per cercare le armi si può fare d'iniziativa, non c'è bisogno del magistrato. Poi si avvisa il magistrato, però va e parte. Dice, beh, questi hanno messo una bomba, sono sospettati di aver messo una bomba, io vado a casa di questo e gli faccio la perquisizione, perché ne ha fatta. Certo, aveva paura, ma aveva paura, attenzione, non paura di, certo, sì, dei riflessi sul piano personale, professionale, questo lo capisco, ma paura perché non c'erano elementi solidi. Perché il ragazzotto di Piazzale Moroni poi che fa? Viene e dice sì, è lui? No, infatti è venuto e ha detto no. E allora? Perché guardate, un'altra cosa molto importante da capire è che un conto è la ricognizione fotografica e un conto è la ricognizione personale. La ricognizione fotografica è quella che fanno sempre i carabinieri quando trovano un testimone oculare, no? Gli fanno vedere una fotografia e dice guarda un po'. Naturalmente fra le tante fotografie che eventualmente ci hanno, fanno vedere quella più somigliante. È questo. E quando gli fanno la ricognizione personale è diverso, perché la ricognizione personale, guardate, soprattutto noi uomini non siamo in grado di riconoscere una persona. Le donne sono molto più brave di noi, perché quando gli metti tre persone, una a fianco all'altra, che hanno analoghi caratteri fisici, che come fai a riconoscerlo? Tu l'hai vista una volta. Quindi voglio dire, sai, un conto è ricognizione fotografica, è un conto dire i numeri. Poi sai, i numeri, attento, pure quello bisogna starci attenti, perché i numeri, una volta quanti erano? Otto, mi pare, otto numeri, otto, nove numeri, insomma quelli che erano, e bisogna ricordarli tutti per bene. Poi uno magari non ce l'ha tutti per bene e allora arriva il carabiniere e dice aspetta, non ti preoccupare, adesso vedo quello che c'è in provincia di Savona. Giusto, corretto da un punto di vista di indagine. Ma se la macchina viene da provincia di Cuneo o da quella di Genova o da Alessandria? Cioè, questo lo dico per carità, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, secondo me hanno fatto bene a fare quello che hanno dovuto fare, però non hanno potuto fare di più perché non c'era secondo me possibilità di fare di più, e tuttora secondo me quella. Poi è chiaro che la stampa gli ha dato molto, molto fiato, perché era naturale dirlo, anche perché poi c'era stato prima, anzi dopo forse, un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato, quindi insomma era una questione estremamente delicata, insomma, di cui la stampa di Savona, diciamo, ne ha parlato a lungo, insomma, anche in termini ampi, quindi ha informato l'opinione pubblica, però non c'erano altri elementi, ecco, questo è il problema. Il problema sa qual è? Che non è facile recuperare atti giudiziari di quel periodo, tanto è passato tanto tempo e ovviamente questo non giova. Poi c'è stato il trapasso dal vecchio palazzo al nuovo e anche questo non ha giovato evidentemente. Poi c'è stato un altro aspetto, che gli atti in quel cioè all'inizio della vigenza del nuovo codice di procedura penale venivano conservati in procura e non in tribunale, come invece poi dopo e tuttora si fa. Quindi non è facile, creda che io ho cercato, devo dire che Macciò ha fatto un lavoro molto documentato, è stato molto bravo perché ha portato molti documenti, anche perché c'è stato tutto un gioco nell'ambiente giudiziario di Savona, che tutta una strategia successiva che mi ha lasciato un po' così perplesso, insomma.